In Abruzzo non c'è che due stagioni, l'estate e l'inverno. La primavera è nevosa e ventosa come l'inverno, e l'autunno è caldo e limpido come l'estate. L'estate comincia in giugno e finisce in novembre, i lunghi giorni soleggiati sulle colline basse e riarse, la gialla polvere delle strade e la dissenteria dei bambini finiscono e comincia l'inverno. La gente allora cessa di vivere per le strade, i ragazzi scalzi scompaiono dalle scalinate della chiesa, nel paese di cui parlo quasi tutti gli uomini scomparivano dopo gli ultimi raccolti. Andavano a lavorare a Terni, a Sulmona, a Roma. Quello era un paese di muratori, e alcune case erano costruite con grazia, avevano terrazze e colonnine come piccole ville, e stupiva di trovarci all'entrare grandi cucine buie coi prosciutti appesi e vaste camere squallide e vuote. Nelle cucine il fuoco era acceso, e c'erano varie specie di fuochi. C'erano grandi fuochi con ceppi di quercia, fuochi di frasche e foglie, fuochi di sterpi raccattati ad uno per via. Era facile individuare i poveri e i ricchi, guardando il fuoco acceso, meglio di quel che si potesse fare guardando le case e la gente, i vestiti e le scarpe, che in tutti su per giù erano uguali. Quando venni al paese di cui parlo, nei primi tempi, tutti i volti mi parevano uguali, tutte le donne si rassomigliavano, ricche e poveri, giovani e vecchie, quasi tutte avevano la bocca sdentata. Laggiù le donne perdono i denti a 30 anni, per le fatiche e il nutrimento cattivo, per gli strapazzi dei parti e degli allattamenti che si susseguono senza tregua. Ma poi, a poco, cominciai a distinguere Vincenzina da Secondina, Annunziatina da Addolorata, e cominciai a entrare in ogni casa e scaldarmi a quei loro fuochi diversi. Quando la prima neve cominciava a cadere, una lenta tristezza si impadroniva di noi. Era un esilio il nostro. La nostra città era lontana, e lontani erano i libri, gli amici, le vicende varie e mutevoli di una vera esistenza. Accendevamo la nostra stufa verde col lungo tubo che attraversava il soffitto. Ci si riuniva tutti nella stanza dove c'era la stufa, e lì si cucinava e si mangiava. Mio marito scriveva al grande tavolo ovale, i bambini cospargevano di giocattoli il pavimento. Sul soffitto della stanza era dipinta un'aquila, e io guardavo l'aquila e pensavo che quello era l'esilio. L'esilio era l'aquila. Era la stufa verde che ronzava, era la vasta e silenziosa campagna e l'immobile neve. Alle 5 suonavano le campane della chiesa di Santa Maria e le donne andavano alla benedizione, coi loro scialli neri e il viso rosso. Tutte le sere mio marito ed io facevamo una passeggiata, tutte le sere camminavamo a braccetto, immergendo i piedi nella neve. Le case che costeggiavano la strada erano abitate da gente cognita e amica, e tutti uscivano sulla porta e ci dicevano con una buona salute. Qualcuno a volte domandava: ma quando ci ritornate alle case vostre? Mio marito diceva: quando sarà finita la guerra. E quando finirà sta guerra? Tu che sai tutto e sei un professore, quando finirà? Mio marito lo chiamavano il professore, non sapendo pronunciare il suo nome, e venivano da lontano a consultarlo sulle cose più varie, sulla stagione migliore per togliersi i denti, sui sussidi che dava il municipio e sulle tasse e le imposte. D'inverno qualche vecchio se ne andava con una polmonite, le campane di Santa Maria suonavano a morto e Domenico Orecchia, il falegname, fabbricava la cassa. Una donna impazzì e la portarono al manicomio di Collemaggio, e il paese ne parlò per un pezzo. Era una donna giovane e pulita, la più pulita di tutto il paese. Dissero che le era successo per la gran pulizia. A Gigetto di Calcedonio nacquero due gemelle, con due gemelli maschi che aveva già in casa, e fece una chiassata in municipio perché non volevano dargli sussidio, dato che aveva tante coppe di terra e un orto grande come 7 città. A Rosa, la bidera della scuola, una vicina gli sputò dentro l'occhio, e lei girava con l'occhio bendato perché le pagassero l'indennità,
L'occhio è delicato, lo sputo è salato, spiegava. E anche di questo si parlò per un pezzo finché non ci fu più niente da dire. La nostalgia cresceva in noi ogni giorno. Qualche volta era perfino piacevole, come una compagnia tenera e leggermente inebriante. Arrivavano lettere dalla nostra città con notizie di nozze e di morti dalle quali eravamo esclusi. A volte la nostalgia si faceva acuta e amara e diventava odio. Noi odiavamo allora Domenico Recchia, Gigetto di Calcedonio, Annunziatina, le campane di Santa Maria, ma era un odio che tenevamo celato, riconoscendo l'ingiusto. E la nostra casa era sempre piena di gente, chi veniva a chiedere favori e chi veniva a offrirne. A volte la sartoretta veniva a farci le sagnoccole. Si cingeva uno strofinaccio alla vite e sbatteva le uova e mandava crocette in giro per il paese a cercare chi potesse prestarci un paiolo ben grande. Il suo viso era assorto e i suoi occhi splendevano di una volontà imperiosa. Avrebbe messo a fuoco la casa perché le sue sagnoccole riuscissero bene. Il suo vestito e i capelli si facevano bianchi di farina e sul tavolo ovale dove mio marito scriveva venivano adagiate le sagnoccole. Crocette era nostra donna di servizio, veramente non era una donna, perché aveva 14 anni. Era stata la sartoretta a trovarcela. La sartoretta divideva il mondo in due squadre, quelli che si pettinano e quelli che non si pettinano. Da quelli che non si pettinano bisogna guardarsi, perché naturalmente hanno i pidocchi. Crocetta si pettinava e perciò venne da noi a servizio e raccontava ai bambini delle lunghe storie di morti e di cimiteri. C'era una volta un bambino che gli morì la madre. Suo padre si pigliò un'altra moglie e la matrigna non amava il bambino, perciò lo uccise mentre il padre era ai campi e ci fece il bollito. Il padre tornava a casa e mangia, e dopo che ha mangiato, le ossa rimaste nel piatto si mettono a cantare: «Ella mia trist matrea mi c'ha cotto in galdarea, e lo mio padre ghiottò mi c'ha fatto un bravo boccò». Allora il padre uccide la moglie con la falce e la pende a un chiodo davanti alla porta. A volte mi sorprendo a mormorare le parole di questa canzone, e allora tutto il paese mi ritorna davanti, insieme al particolare sapore di quelle stagioni, insieme al soffio gelato del vento e al suono delle campane. Ogni mattina uscivo con i miei bambini e la gente si stupiva e disapprovava che io li esponessi al freddo e alla neve. «Che peccato hanno fatto queste creature?» dicevano. «Non è tempo di passeggiare, signor, torna a casa!» Camminavamo a lungo per la campagna bianca e deserta, e le rare persone che incontravo guardavano i bambini con pietà. «Che peccato hanno fatto!» mi dicevano. Laggiù, se nasce un bambino nell'inverno, non lo portano fuori dalla stanza fino a quando non sia venuta l'estate. A mezzogiorno, mio marito mi raggiungeva con la posta, e tornavamo tutti insieme a casa. Io parlavo ai bambini della nostra città, erano molto piccoli quando l'avevano lasciata e non ne avevano nessun ricordo. Io dicevo loro che là le case avevano molti piani, c'erano tante case e tante strade e tanti bei negozi. «Ma anche qui c'è Girò», dicevano i bambini. La bottega di Girò era proprio davanti a casa nostra. Girò se ne stava sulla porta come un vecchio gufo e i suoi occhi rotondi e indifferenti fissavano la strada. Vendeva un po' di tutto: generi alimentari e candele, cartoline, scarpe e aranci. Quando arrivava la roba e Girò scaricava le casse, i ragazzi correvano a mangiare gli aranci marci che buttava via. A Natale arrivava anche il torrone, i liquori, le caramelle, ma lui non cedeva un soldo sul prezzo. «Quanto sei cattivo, Girò!» gli dicevano le donne. Rispondeva: «Chi è buono se lo mangiano i cani!» A Natale tornavano gli uomini da Terni, da Sulmona, da Roma. Stavano alcuni giorni e ripartivano dopo aver scannato i porci. Per alcuni giorni non si mangiava che sfriccioli, salsicce pazze e non si faceva che bere. Poi le grida dei nuovi maialetti riempivano le strade. In febbraio l'aria si faceva umida e molle, nuvole grigie e cariche vagavano per il cielo. Ci fu un anno che durante lo sgelo si ruppero le grondaie. Allora cominciò a piovere in casa e le stanze erano dei veri pantani. Ma fu così per tutto il paese, non una sola casa restò asciutta. Le donne vuotavano i secchi dalle finestre e scopavano via l'acqua dalle porte. C'era chi andava a letto con l'ombrello aperto. Domenico Orecchie diceva che era il castigo di qualche peccato.
Questo durò più di una settimana. Poi finalmente ogni traccia di neve scomparve dai tetti e Aristide aggiustò le grondaie. La fine dell'inverno svegliava in noi come un'irrequietudine. Forse qualcuno sarebbe venuto a trovarci, forse sarebbe finalmente accaduto qualcosa. Il nostro esilio doveva pure avere una fine. Le vie che ci dividevano dal mondo parevano più brevi. La posta arrivava più spesso. Tutti i nostri geloni guarivano lentamente. C'è una certa monotona uniformità nei destini degli uomini. Le nostre esistenze si svolgono secondo leggi antiche ed immutabili, secondo una loro cadenza uniforme ed antica. I sogni non si avverano mai, e non appena li vediamo spezzati comprendiamo a un tratto che le gioie maggiori della nostra vita sono fuori della realtà. Non appena li vediamo spezzati ci struggiamo di nostalgia per il tempo in cui fervevano in noi. La nostra sorte trascorre in questa vicenda di speranze e di nostalgie. Mio marito morì a Roma nelle carceri di Regina Coeli pochi mesi dopo che avevamo lasciato il paese. Davanti all'orrore della sua morte solitaria, davanti alle angosciose alternative che precedettero la sua morte, io mi chiedo se questo è accaduto a noi che compravamo gli aranci da Girò e andavamo a passeggio nella neve. Allora io avevo fede in un avvenire facile e lieto, ricco di desideri appagati, di esperienze e di comuni imprese. Ma era quello il tempo migliore della mia vita. E solo adesso che m'è sfuggito per sempre, solo adesso lo so.